If I hit the switch, I can make the ass drop. Stop, drop, and pop it. Yeah. And after you pop it, please put it in my pocket. Look here, I need a spot. Ehi là ragazzi, sono sempre io, il vostro Dicore25, ed eccoci qui per un nuovo video, un nuovo episodio di Assassin's Creed, l'episodio 14. Bene, parliamo con Machiavelli qui e sentiamo cosa da dirci. Quando avevo 6 anni, caddi nell'arco. Mi sentii trascinare verso il basso, verso le tenebre. Certo che la mia vita fosse al termine. Mamma mia. Invece mi destai, sentendo mia madre che piangeva. Al suo fianco stava uno sconosciuto, bagnato fradicio e sorridente. Se non sbaglio era il padre di Ezio. Ella mi spiegò che l'uomo m'aveva salvato. E fu così che iniziò una lunga e prospera relazione tra due famiglie. La tua e la mia. Non sapevo, ragazzi, l'avevo detto. Me lo ricordavo bene. Aver salvato tuo padre e i tuoi fratelli. Che bello il ponte di Rialto. Non avete nulla di cui scusare. Se non sbaglio, non vorrei dire cazzate. Sono certo che Jacopo De Pazzi sia coinvolto. Scusate, nella se loro detto morte, una cazzata. Come nell'attacco contro di voi. Devo trovarlo. Quel codardo è fuggito prima che potessimo arrestarlo. Avete qualche indizio? No, si sono nascosti bene. Si sono. Jacopo non è stato l'unico congiurato a fuggire. Se cospirano con Jacopo, saranno sicuramente coinvolti nel complotto contro la mia famiglia. Ditemi i loro nomi. Antonio Maffei, l'arcivescovo Francesco Salviati, Stefano Tapagnone e Bernardo Baroncelli. Bene, andrò a trovare mio zio. Ha degli uomini nella campagna senese. Aspetta, prima di andare. Una pagina del codice. Una pagina del codice, ragazzi. Carte di Francesco De Pazzi. Ci sblocca qualcos'altro. Visto che a lui di certo non serve più. Ho sempre apprezzato gli oggetti dell'antichità. Come pure tuo padre. Anch'io ne riconosco il valore. Allora considerala un dono. Grandissimo Niccolò Machiavelli. Il grandissimo. Sempre vestito sforzosamente, ma grandissimo. Ok, vediamo dove ci dobbiamo dirigerci. Ci dobbiamo dirigere verso il punto esclamativo, 200 di distanza, ok ragazzi, quindi ci vediamo direttamente lì. Ok ragazzi, siamo giunti alla bottega del famoso Leonardo da Vinci, proprio una persona che nessuno si ricorda nella storia, e bussiamo alla sua portola e vediamo cosa ha da dirci in merito a questo progetto. Ezio, grazie a Dio stai bene. Questa assurda vicenda fra i medici e i pazzi è per questo che inseguito. Grande Leonardo, ragazzi. Non è uno dei personaggi che ho più preferito come comprimario in tutti gli Assassin's Creed. Adesso dimmi come e fidatevi, cioè io li ho provati tutti, praticamente, da parte pagina. Quello per PSP, la quello è simile all'ultimo. Bloodlines. Non ci molto. E poi se non sbaglio, ne parliamo dopo, ragazzi. Certo, capisco. Adesso non ricordo esattamente che arma ci sblocca, però ogni volta che vai da Leonardo stai sicuro che ti sblocca qualcosa. Sì, non mi ci vorrà molto. Devo solo trovare il modo di creare una cavità nella lama senza sacrificare la... Va bene, Leonardo. Eccolo. Fa quel che devi fare. Gli ha dato la sua lama celata e adesso vedremo le modifiche che esso apporterà. Se non sbaglio potrebbe essere il dardo avvelenato, potrebbe. Ho riempito la lama con un poco di veleno per iniziare. Sì, ragazzi, sì, ho sentito bene. Basta che ti rivolga un dottore. Ora abbiamo le lame avvelenate, quindi con le lame avvelenate si fa molto più male e si riesce ad avvelenare gli avversari. Se non sbaglio corrisponde a farli, non mi ricordo se morire o rivoltarsi contro i compagni, perché adesso che sto giocando a Unity c'è il dardo del furore. Lama del furore che ti permette invece di far rivoltare gli avversari. Ok, a 470 di distanza c'è il nostro prossimo obiettivo. Quindi, come al solito, mi dispiace tagliare tutti i pezzi di esplorazione, ma ragazzi, devo guadagnare più tempo possibile, quindi ci vediamo direttamente là. Ok ragazzi, il punto esclamativo ci ha riportato a Villa Uditore, a Monte Riggioni. Quindi ho fatto un bel viaggetto e ora andiamo a parlare con il nostro zio. Eccolo qua. Ezio! entra! Parliamo con il nostro zio. Giungo da Firenze, dove il Magnifico mi ha chiesto di occuparmi di alcune faccende in sospeso. Sto cercando Jacopo De Pazzi. Ah! Non mi dire! Noi non facciamo altro da giorni! Allora forse ciò che possiedo aiuterà entrambi. Un elenco di altri cospiratori. Uno di essi parlerà prima di morire. Splendido!
Quegli uomini non hanno le risorse di Jacopo. Ah, sì. Che li renderà più facili da trovare. Manderò immediatamente delle spie. Apprezzo il vostro aiuto. Quanto era figo, ragazzi, Mario. Anche qualcos'altro. Cioè, bellissimo quel personaggio. Cioè, proprio figo, con quella cicatrice sull'occhio. Eccezionale. Che vuole dire? Quale profeta? Che avete trovato, zio? Un altro maledetto mistero. Il testo tradotto vagamente significa solo il profeta può aprirla. Si fa riferimento a due frutti dell'Eden. Ma queste pagine non danno risposte, nipote. Almeno non da sole. Devi trovarne per forza, ci vogliono anche le altre. Dobbiamo aspettare un altro giorno, zio. Ho una missione da compiere. Come vuoi. Ora, se vuoi far fuori quei bastardi, dovrò insegnarti qualche altra cosetta. Vediamoci al campo di addestramento. No, la solita cosa di addestramento, che due palle. Comunque, ragazzi, il nostro prossimo obiettivo, da quel che si capisce da queste discussioni, è Jacopo dei pazzi. Quello tipo Jacopo, va bene, quello zio. Mezzo pelato. Il contrattacco, vestito malissimo. Succede se anche il tuo avversario sa contrattaccare. Ok, vediamo cosa in ci insegna. In genere non te ne do l'occasione. Parla meno, insegna. Paroloni offre una scarsa protezione dall'acciaio di Templari. È un grande male, però rompe le palle quando cerca di spiegare. Insegnatemi cosa fare. Ora schiva. Oh, ok, bisogna schivare. Povero fesso. Morire per eseguire un ordine. Ora un'ultima volta. Bravo. No, scusate ragazzi, taglierò tutto, ma sbagliavo. Io schiacciavo LT invece che RT, ho sbagliato proprio. Muoviti a morire. Agganciamo un bersaglio. Disarmiamolo, ecco qua. Vediamolo un'altra volta. Disarmamenti eseguiti. Non ci sono riuscito. Due disarmamenti. Ancora una volta, Ezio. Come c'è uscito da sopra, anche se mi suona male, disarmamenti. Ok, l'ultimo, ragazzi, poi chiudiamo questo trick di allenamenti. Ok, fatto. Ancora una volta hai superato le mie aspettative. È molto inutile, secondo me, ma almeno ci ha insegnato a disarmare. Signore, abbiamo trovato gli uomini di Jacopo. E aspettiamo l'ordine. Hanno trovato Jacopo, ragazzi, quindi inizia la nostra vera e propria missione. Nessuno si muova finché vedo solo non io che quella cosa va a fuoco. Intesi. La torre. Sarà fatta. Vai, Ezio. Parla coi miei uomini sparsi per la regione. Vedi se i tirapiedi di Jacopo okay, riescono, ragazzi, a condurti a lui. Facciamo questa missione. Quelli ti aspettano. Ah no, non andava a fuoco. Perché questo comignolo che col fumo sembrava coinvolgesse la torre dietro. Mamma mia, ragazzi. Ok, abbiamo imparato a schivare e a disarmare gli avversari. Ora mi dirigo a 230 passi circa dove devo andare e ci vediamo dopo come le altre volte. A dopo, ragazzi. Ok, ragazzi, siamo qui e adesso parliamo con questo tizio per vedere cosa dobbiamo fare. Eccoti qui. Ascolta, abbiamo trovato Stefano da Bagnone. Segui la strada e ti porterà all'abbazia dove ha trovato rifugio. Aspetta, prima di andare, prendi. Puoi servirtene per creare un diversivo. Che mi sta dando? Grazie, amico. Infiltrati nell'abbazia e uccidi Stefano da Bagnone. Ok, ragazzi, dobbiamo uccidere quello lì che si fa al Bagnone, nella vasca. Prendiamo un cavallo bianco perché è il più preferitico mio. Oh, adesso mi hanno dato le bombe fumogene, ragazzi. Queste sono molto utili. Ah, è qua la pazziera, che cacchio faccio? A piedi. Cavallo, mi dispiace per tutto che ti lavo. Allora, ragazzi, dovrei infiltrarmi, ma secondo me se passo... Sono un po'... Devo, con l'occhio dell'aquila devo individuare. No, mi hanno individuato. Devo andare di qua. Scappiamo. Ingannate assai, ma per carità. C'è ancora uno scrigno, perfetto. Apriamolo così, ragazzi, so che in mezzo alla missione non si fanno ste cose, ma ci proviamo. Allora, io devo trovare un modo per entrare senza attirare l'attenzione. Potrei anche entrare direttamente dal tetto. Ci proviamo, ragazzi. Perché ho visto che da giù mi rompono subito i coglioni. Quindi entriamo nell'abbazia dal tetto. No, perché ti butti? Ma sei stupido? Si è rotta l'armatura. Tanto sono molto debole, devo armarmi il più possibile. Ma dai, non sale.
No, ma porca. Sentite ragazzi, cerco un modo per entrare, perché veramente vedere queste cose stupide del personaggio fanno veramente incazzare. Ok, di qua. È inquietante quanto siate restii ad accettare le persone per le scelte che ora raccogliamolo. Credo che se poteste giustifichereste tutto. Senti, ma avete rotto i coglioni, adesso uccide tutti e basta. Che cazzo? Cioè, avete rotto un po' i coglioni, sinceramente. Volevo scappare, non farmi individuare, ma essendo che avete poca armatura. Cosa ci fai qui? Che cosa vuoi? È quello Stefano De Bagnoli. Come parlare al vento. Ho ucciso subito, ragazzi. Più semplice di così non poteva essere. Era davanti a me, l'ho ucciso. Adesso vedrò chi aveva. Mettiamo le merdate che ci deve dire. Dov'è Jacopo? Non ho nulla da temere ormai. Si incontrano all'ombra degli dei romani. Ora sei libero dalla paura. Requiescati in pace. Ah. È giusto che muori, stronzo di un vecchio. Adesso facciamo pure anche tutte queste altre scagnozzi, perché se no io non puoi così. Potrebbero sembrare tanti, ma non so se ce la può fare. Devo solo stare attento quando fare per bene il contrattacco. Perché si è fermato all'improvviso il personaggio? Sei un po' buggato. Potrei stare qui a saccheggiarli tutti, ragazzi. Fare i big money, ma non mi interessa. Ok, fuggiamo da questa zona e seminiamo il panico e poi raccogliamo Tempesta. No, scherzo, ho fatto un po' di confusione, però. Abbiamo ucciso Stefano De Bagnone e abbiamo l'abito non fa monaco. E abbiamo liberato il mondo da un'altra sciagura. Sacca da bombe fumogene ottenuta. Comunque, ragazzi, ci sono vari punti esclamativi da quello che ho potuto intuire, e vedete qua ce ne sono altri, quindi sono vari obiettivi. Io ho in questo episodio ucciso Stefano De Bagnone, poi nel prossimo episodio mi farò trovare direttamente a fianco uno di questi punti esclamativi e ci killeremo questi altri tre obiettivi e vedremo cosa ne uscirà fuori da questa situazione. Comunque dedico Re 25 per questo 14esimo, se non sbaglio, episodio di Assassin's Creed. È tutto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi e condividete il mio video. Che dire, supportate questa e tutte le altre mie serie e lasciate tutti i commenti che volete per farmi sapere cosa ne pensate. Dedico Re 25, questa volta è veramente tutto e good luck ragazzi, ciao ciao.